Ho letto il volume 1 di tre diversi fumetti italiani e in questo video ve ne parlo. Abbiamo case editrici diverse, generi diversi e nessuna classifica, soltanto tre prime impressioni, invece che una. Ciao a tutti e benvenuti su Fiore di Ciliegio. Io sono Elisa, lettrice di manga, su questo canale ve ne parlo. Ed è un pochino più raro, ma sì, leggo anche fumetti, fumetti italiani, fumetti occidentali. E mi fa molto piacere parlarvi anche di quelli, come nel caso del video di oggi. Morningstar, Blinding Light e Hades, tre generi diversi e tre stili diversi che si incontrano in questo video. Non faccio nessun confronto, semplicemente ve ne parlo. E iniziamo con Morningstar. La storia si apre con la creazione degli angeli da parte del grande Signore Celeste. Poi vediamo una parte di loro che si ribella perché scontenti della loro condizione in paradiso. Essi diventano demoni e alla loro guida c'è Elel. Quindi ci spostiamo altrove e conosciamo Diana, la protagonista del fumetto. È una strega e vive da sola nella foresta, almeno finché per caso non incontra Adam. Lui è un vampiro e rimane subito affascinato da lei. Dal modo in cui interagiscono, però, scopriamo che Diana non può provare alcuna emozione. Inoltre, forse lei conosce già Elel. Questo è un volume introduttivo in cui capiamo poco. Ma in realtà le premesse sono molto interessanti. Sul sito dell'editore Torre Edizioni il fumetto è indicato come drammatico e sovrannaturale. Io devo dire che non è tanto il mio genere, però l'ho apprezzato. Mi è piaciuto molto il modo in cui interagiscono Diana e Adam. E poi sono molto curiosa di vedere cos'altro succederà ora che si sono incontrati e cosa hanno a che fare loro con Elel. Il disegno è un po' acerbo, questo va detto anche da me che non disegno, quindi assolutamente non sono del campo, però si nota in qualche piccola parte che insomma deve ancora evolversi, cosa che sicuramente succederà perché è proprio il primo fumetto dell'autrice e il primo volume, quindi di sicuro un'evoluzione del disegno possiamo aspettarcela. E mi sembra che qua e là nei testi ho trovato qualche refuso, cosa che io noto praticamente sempre, ho un occhio di riguardo per questo. Qualche refuso c'è, sarà sfuggito ai controlli, capita, però ve lo segnalo, faccio questa piccola critica. E adesso è il turno di Blinding Light. Eugene, il protagonista, lavora per la Echo Voice, casa discografica milanese, che al momento dell'inizio della storia non è messa benissimo. Lui non può permettersi di perdere il lavoro perché soffre di sociofobia e agorafobia. E visto che il suo posto di lavoro si trova nello stesso edificio dove lui abita, questa è proprio la situazione perfetta. Quindi se chiudesse la casa discografica sarebbe un bel problema per lui. Per cercare di migliorare la situazione, Eugene contatta Fergus, un ragazzo che è famoso online, che canta e suona il violino. Il protagonista chiaramente non si trova a suo agio con lui, ma è costretto ad averci a che fare come suo agente e lentamente i due si avvicineranno. Come avrete capito, si tratta di un BL ed è il primo volume di due. Bello spesso, per di più, quindi qui succedono già molte cose. I protagonisti sono carini insieme e attorno a entrambi c'è un alone di mistero che rende tutto ancora più interessante. Trovo che il disegno sia molto piacevole e che la storia coinvolga. Anche i personaggi poi sono caratterizzati bene, hanno tanto da raccontare e molto lo raccontano già qui. Poi è una storia che parla di musica, la musica resta il tema centrale. E l'unica nota stonata per me è stata la presenza di nomi inglesi, praticamente solo nomi inglesi per personaggi che comunque si muovono a Milano. Quindi la storia è ambientata a Milano, ma hanno dei nomi un pochino improbabili, tra virgolette. Certo comunque che siamo nell'ambiente della musica, quindi può essere tutto. Anche in questo caso si tratta della prima opera dell'autore. Alla fine del volume c'è una sua presentazione, che purtroppo credo non sia stata riletta e corretta da nessuno, perché chiaramente si percepisce che qualcosa non va in quel testo, ma è una piccolezza, appunto una svista, perché in realtà il resto dei testi mi sembra che sono tutti a posto. Infine parliamo di Hades, I'm the End,
Un po' tutti conosciamo la storia di Persefone, dea rapita dal marito Ade e costretta a passare 6 mesi all'anno negli inferi. Negli altri 6 mesi torna sulla terra dalla madre e fa rifiorire la natura. Questo fumetto ci racconta proprio di Persefone e Ade, ma non solo. Abbiamo anche Poseidone con il suo amante umano e le altre divinità, tra le quali sembra che ci siano delle tensioni. Ma soprattutto vediamo l'inizio della storia tra Persefone e Ade e ci viene raccontato con dei disegni pazzeschi, veramente meravigliosi. Io devo dire che di divinità greche so poco e ricordo anche meno, però i fumetti che ne parlano li trovo sempre molto affascinanti. Se devo fare una critica a questo volume, che è il primo di due, posso dire solo che è molto sottile. E ci lascia con una gran voglia di sapere altro, che non è una vera critica, ma credo che non gli si possa dire proprio niente. Questi erano i 3 fumetti di cui volevo parlarvi nel video di oggi. Qua vedete anche la differenza nel formato. Tra l'altro, Blinding Light, questo qua, è l'unico che si legge alla giapponese dei 3, gli altri si leggono alla occidentale. Fatemi sapere se vi piacciono i video così, in cui accorpo più prime impressioni. Perché se vi piacciono ve ne porto altri, così riesco a parlarvi di più cose, insomma, anziché sacrificarne alcune e non parlarvene mai, tranne che nei video acquisti e letture, riunisco tutto in un unico video, magari fatemi sapere. Io spero di avervi consigliato qualcosa di interessante, quindi fatemi sapere quale di questi 3 fumetti vi ispira di più e se invece li conoscete già, ditemi che cosa ne pensate. Qui accanto a me vi lascio un altro video che potrebbe interessarvi e detto questo io vi saluto e vi do appuntamento sempre qui con un prossimo video.